Non mi odiate, faccio il video spesa così oggi. Cos'è? Cos'è? Che annuncio c'è? Di tutto da trovare. Devo fare video spesa in questo modo. Perché non so se riesco a farlo dopo. Allora, questa è la mia spesa. La vedete? No, perché io ho il problema, al contrario. Allora, mio Sudoku, logica. Questo qua 2,50 €. Mio. Ho messo i sacchetti sotto, però non so come mettervi a voi adesso. Mettiamo tutto dentro così. Allora, le albicocche, 3 farine tipo 0 per fare il pane, la lettiera dei gatti, 4 di latte. Vediamo se riesco a farci stare le cose. 1, 2, 3, 4. Un vino, che è questo qua. Se si vede... Tiger Marzemino, perché noi non ne usiamo tanto, ma quando lo prendiamo almeno che sia buono. Pesce. Sono tornate le alici che erano bellissime, quindi le ho prese. E poi qualcosina di mare, che sono i ciuffetti di calamaro e i ciuffetti di totano. Poi delle pesche, poverini. Poi ho preso le colle Prit che mi servivano per fare i lavori con i volantini che ho preso, i volantini 2. Poi vi faccio vedere il carrello perché dopo non riesco più a mettere via. Quindi poi ho preso del riso su riso, dei cracker, 2 piadine integrali, l'insalata, gli assorbenti, melone, una bresaola per il marito, carote, spugnette, quelle lì che mi piacciono un sacco, queste qua non so se le conoscete ma sono una figata, queste meglio delle altre, sotto il melone le prugne, dentifricio, ho preso questo, banane, uova 3, colluttorio che era in offerta a 4,19, poi togliendo i punti dalla tessera diventava 3,19, barrette, due così e solo una al cioccolato, ah vabbè, una cioccolato e due così, e le patate. E questa è la mia spesa. Vi saluto caramente, vi ringrazio, buona giornata a tutti, ciao ciao. Allora, avete visto un video spesa diversissimo dal solito, perché praticamente, scusate, devo aprire, sto morendo, ho fatto la spesa. Aspettate. L'hai presa allora quella lì blu? Ciao! Ho salutato un'amica che ha la bambina che voleva cambiare il... voglio da ridere, io ho sempre desiderato una femmina. Allora, aveva la bambina che voleva cambiare l'astuccio, lo voleva blu perché l'aveva rosa nuovo, ma ha scelto la cartella blu. Ovviamente la cartella blu non sta bene con il... qual è il portafoglio? Porta l'astuccio, scusate, voleva cambiare l'astuccio, lo voleva blu come ha fatto le storie, insomma, ma l'abbiamo preso settimana scorsa nuovo, rosa, e lei, ma non sta bene con la cartella blu, e io ho detto, scusa, non fai prima a prendere la cartella rosa, no, ma mi piace questa, non so se avrei resistito con una femmina, forse per quello che mi sono arrivati i maschi. Allora, comunque, scusate, vi stavo dicendo questa cosa qua, che poi questo qua secondo me si ferma fissandolo in qualche modo, però vabbè, sto guidando, è meglio guidare. Allora, ho fatto la spesa, ve l'ho fatta vedere adesso, poi vado a casa, la metto subito via. E vedete questo gioiellino qua, se lo riuscite a vedere al collo, me lo sono fatta io. Questi giorni qua che avevo un po' di tempo libero, insomma, mi sono rimessa a fare un po' di bigiotteria di cose, al di là dei braccialetti con gli elastici, voglio dire, un po' di cose un po' più particolari, con i ganci un po' più curate. Poi vabbè, siccome le faccio io, ci metto tanta passione, quando le faccio ogni tanto, così, e poi vabbè. Queste sono le mie cose. Alla fine ho sostituito quelli che possono essere i gioielli o le cose con queste. Mi piace molto di più l'artigianale, l'artigianato, che quelle di serie. Poi
io sono molto critica sulle cose che faccio io, per cui non le potrei mai, ho provato a regalarle, però venderle quelle cose lì assolutamente, me l'hanno chiesto, ma no, perché non mi sento all'altezza, le faccio per me, mi va bene, al massimo se ti piacciono te le regalo, però così, per adesso è così, perlomeno per adesso è così, finché non mi sento ancora sicura di quello che faccio, convinta, perché sono sempre alla ricerca dell'estrema perfezione che al mondo non esiste, ma prima o poi mi convincerò di questa cosa qua, che solo i prodotti fatti con gli stampini sono perfetti. E basta, allora avevo fatto la spesa in quella maniera lì perché devo fare ancora dei giri, quindi ora che arrivo a casa devo mettere a posto, poi oggi devo andare alla visita, quella del neurologo per la fibromialgia, e quindi niente, mi dovrò lavare tutto prima di andare e basta. Allora qua mi hanno già fregato il posto, perfetto, perché farò un altro giro. E niente, devo comprare un aggeggio che mi si è rotto e là non c'era, quindi devo cercare qua. Va bene, vi saluto e vi ringrazio per la compagnia che mi fate sempre e comunque. Ciao!